Brexit, balzo degli scambi tra Irlanda del Nord e Deire. Torniamo a parlare di Irlanda del Nord perché sono usciti i dati completi del traffico commerciale alla frontiera con la Repubblica Irlandese, che segna una impennata vertiginosa dei volumi a scapito della vecchia frontiera tra Londra e Dublino. Prego il servizio di Letizia Bartoloni. L'impatto del primo anno della Brexit sull'Irlanda è stato rivelato dai dati ufficiali, che hanno mostrato come il commercio transfrontaliero tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord è aumentato di 2,8 miliardi di euro, pari a 2,3 miliardi di sterline nel 2021. I dati dell'Ufficio Centrale di Statistica Irlandese sull'intero anno mostrano che le importazioni nella Repubblica Irlandese dall'Irlanda del Nord sono aumentate del 65% a 3,9 miliardi di euro, con un aumento di 1,5 miliardi di euro rispetto al 2020. Anche le esportazioni dalla Repubblica all'Irlanda del Nord sono aumentate vertiginosamente, con un più 54% a 3,7 miliardi di euro, ovvero 1,3 miliardi di euro in più rispetto al 2020. La ripartizione delle cifre mostra che il maggior aumento del commercio in entrambe le direzioni è stato nel cibo e negli animali vivi, con le esportazioni verso Belfast da 919 miliardi di euro a 1,35 miliardi di euro su base annua, mentre le importazioni nella Repubblica sono aumentate da 714 milioni di euro a 1,02 miliardi di euro. L'anno passato ha visto triplicare anche il valore delle importazioni di prodotti chimici e prodotti correlati nella Repubblica dal Nord Irlanda, da 280 milioni di euro nel 2020 a 850 milioni di euro nel 2022, con forti aumenti anche delle importazioni di carburante. Poiché il governo del Regno Unito o l'Agenzia di Ricerca e Statistica dell'Irlanda del Nord non pubblicano dati sul commercio contemporaneo per le merci che attraversano il mare di Irlanda dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, è impossibile dire quanto dell'aumento degli scambi sia il risultato delle nuove barriere commerciali create dal protocollo Brexit sull'Irlanda del Nord. Tuttavia, saranno presi di mira dai critici del protocollo, compresi i partiti unionisti, a conferma che la Brexit ha rafforzato il commercio dell'Irlanda con l'Irlanda del Nord. I dati della CSO, pubblicati martedì, mostrano anche l'impatto delle barriere commerciali erette tra Irlanda e Gran Bretagna a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'EU, con un calo delle esportazioni dalla Gran Bretagna all'Irlanda. Le esportazioni dall'Irlanda alla Gran Bretagna sono aumentate del 17% nel corso dell'anno a quasi 14,4 miliardi di euro, ma le importazioni sono crollate del 13% a 15,4 miliardi di euro. Il Regno Unito era il principale partner commerciale dell'Irlanda prima della Brexit, mentre ora è un testa a testa con gli Stati Uniti come il più grande fornitore di beni non EU importati in Irlanda, rappresentando il 20% del commercio a circa 2 miliardi di euro ciascuno. Letizia Bartoloni per Italy Today UK.